Buongiorno a tutti i telespettatori di quest'oggi. Siamo al comunale di Mazzarrone Calcio per assistere alla partita della di seconda categoria del CLS tra Mazzarrone Calcio e Montacalcio. Tra Mazzarrone Calcio e Montacalcio. Partita valevole per la 20ª giornata di campionato. Come ben sappiamo, il Mazzarrone è primo in classifica più 4 sul San Giorgio Comiso e quest'oggi ha l'occasione per andare alla più 7, visto che il San Giorgio Comiso osserverà un turno di riposo. I primi applausi vengono qui dalla tribuna, sempre gremita qui a Mazzarrone. Le squadre stanno entrando in campo e l'arbitro fa pochissimi minuti darà il visto di inizio. Sicuramente assisteremo a un minuto di silenzio in ricordo di Davide Storio, come ben sappiamo scomparsa settimana scorsa, domenica scorsa. Leggo le formazioni delle due squadre. Il Mazzarrone arriva qui a questa partita con Parisi Giuseppe in porta con il numero 1, con il numero 2 Cannizzo Salvatore, con il numero 3 Di Benedetto Andrea Walter, con il numero 4 Lubica Cavaliere Sebastiano, con il numero 5 Salafi Angelo, con il numero 6 Campanella Giuseppe, con il numero 7 Criscione Salvatore, con il numero 8 Monteverde Maurizio, con il numero 9 Abate Antonino, col numero 10 Carobene Pietro, col numero 11 Claudio Incremona. In panchina col numero 12 Guastiera Salvatore, col numero 13 Scandurra Venerando, col numero 14 Pigarella Flavio, col numero 15 Vicino Salvatore, col numero 16 Manuello Filippo, col numero 17 Tornello Alessio, col numero 18 Berenati Thomas. L'allenatore è Di Benedetto Davide. Passiamo ora al Montacalcio, gli ospiti che hanno 22 punti al 7° posto in classifica, meno 6 dalla zona playoff, e che verranno qui per cercare i punti. Ronzivalle, Capizzi, Bruno, Maenza, Musumeci, Villardita, Rabisarda, Galatà, Sise, Gentile e Messina, gli 11 titolari. Ora assistiamo al minuto di silenzio per la morte, come vi ho detto, di Davide Storia, capitano della Fiorentina, scomparso domenica scorsa. Tributo doveroso al capitano della Fiorentina scomparso domenica scorsa. Davvero tutti si ricordano di lui come un ragazzo davvero encomiabile da ogni punto di vista, ed è giusto ricordarlo in questo modo. Le squadre si stanno sistemando in campo. Il Mazzarrone Calcio è schierato con un 4-3-1-2, mentre sembra un 4-4-2 quello del Montacalcio oggi venuto qui a Mazzarrone. La partita sta per iniziare, aspettiamo solo il fischio d'inizio dell'arbitro. Sempre ricordiamo pubblico molto numeroso qui al comunale. La partita sta per iniziare, l'arbitro controlla le ultime cose, vediamo se farà controllo in rete, vediamo, l'arbitro vuole farlo lontanare qualcuno dal campo. Ormai manca solo il suo fischio d'inizio. Tutto è tutto pronto, i ragazzi sono carichi, vogliono raggiungere il più 7 sul San Giorgio Comiso, che vorrebbe dire già avere un bel pezzo di promozione raggiunto. L'arbitro ha il fischietto in bocca. Calcio d'inizio per il Montacalcio.
è iniziata Mazzarone Calcio, Motta Calcio. Subito in attacco il Motta Calcio con il numero 9, subisce subito fallo dai 20 metri, già subito una punizione pericolosa per il Motta Calcio. Numero 9, che ricordiamo, è Sidel Gazenakis, posso dire il break. Vediamo, si rialza con fatica il numero 9 biancorosso. Subito punizione pericolosa per il Motta Calcio, che sembra essere arrivato qui con il piglio giusto per fare male al Mazzarrone. Vediamo il numero 10 alla battuta, Gentile Lorenzo, vediamo se metterà la palla al centro oppure cercherà un tiro a giro col secondo palo. Barriera 3 per Parisi, il numero 10 sembra andare alla battuta diretta, ma Parisi blocca in due tempi senza alcun problema. Primo pericolo scampato per il Mazzarone Calcio. Adesso Parisi riparte l'azione da Cannizzo sulla destra. Cannizzo avanza col pallone, la mette in avanti per Abate, che riesce a spezzare terra per Criscione, che sembra essere il modo del suo avversario, e infatti è obbligato a mettere la rimessa laterale. Mazzarone sembra subito ripartire alla grande per raggiungere subito il vantaggio. Queste volte poi ben sappiamo che la partita è sbloccata, perché sullo 0-0 tutte le partite diventano toste e difficili. Sempre Cannizzo dalla pressa laterale per Cannizzo, però bene che riesce dai 20 metri, prepara il tiro, cambia idea, forse la girerà adesso ora su Di Benedetto. Benedetto che però non si capisce che se voleva fare un passaggio o un tiro, e quindi si riparte al portiere del Motta Calcio. 3 minuti di gioco finora, ho visto già un paio di occasioni sia per il Motta Calcio con un lancio gentile più uno per il Mazzarrone. Partita che sembra essere davvero aperta sin dalle prime battute. Punizione da centrocampo per il Motta Calcio, come abbiamo detto prima. Il Mazzarone Calcio è a 40 e a 4 punti di vantaggio sul secondo gioco, come secondo, che oggi osserva il turno di riposo. Decisiva è stata anche la vittoria di settimana scorsa del Mazzarone a Giarratana contro la Giarratanese, mentre il San Giorgio Comiso è caduto 2-1 a San Giorgio, e questo ha aumentato il distacco tra le due formazioni. Vediamo. Si parte con un'altra rimessa laterale per il Motta Calcio, ma Parisi blocca e fa ripartire adesso l'azione per il Mazzarone Calcio. Lancia in avanti. Nino sembra ritrovare la palla, ma il portiere avversario arriva e lascia scorrere fuori. Partita, come vi ho detto prima, molto molto abbellita. L'Olimpico Priolo, che è la vera rivelazione del girone di ritorno, visto che è al quarto posto in classifica a 30 punti ed è forse una delle squadre più in forma del campionato. Ora adesso altra rimessa laterale per il Mazzarone Calcio da parte di Cannizzo. Vediamo poi che farà stoppa di petto, prende bene la palla, è di nuovo per Cannizzo. Abate fa un fallo in attacco e non si concretizza questa azione per il Mazzarone Calcio. Come ho detto, quinto minuto della partita. Sembra numerosi, siamo circa 150 qui al comunale presente. E vediamo tantissima partecipazione del pubblico. Il numero deve andare per il Motta Calcio, ubica lontana e rinvia rimessa laterale. Come detto prima, molto importante questa partita, perché può essere
il Mazzarone Calcio può raggiungere il distacco massimo di questo campionato, mai raggiunto dalla seconda. Infatti ricordiamo che il Mazzarone Calcio è primo dalla prima giornata di questo campionato, viene da 14 vittorie, 3 pareggi, una sconfitta, questo è lo score del Mazzarone Calcio. Attenzione Crescione che pressa bene il difensore avversario ma non riesce a guadagnare un calcio d'angolo e quindi rinvio dal fondo da parte del portiere. Ronzival si prepara alla battuta. Ronzival, andiamo col suo destro, molta densità in mezzo al campo, vediamo centrocampo. Il Mazzarone Calcio sembra essere secondo con il piglio giusto anche la squadra del mister Di Benedetto. Brutta svirgolata del difensore Etneo, quindi rimessa laterale da buona posizione per il Mazzarone Calcio. Cannizzo alla battuta della rimessa laterale, però bene appoggio di nuovo per Cannizzo che appoggia per Monteverde che però non si capisce bene cosa voglia fare, quindi il portiere non ha problemi, Ronzivalle a rimettere il pallone in gioco. Ricordiamo la partita d'andata tra queste due formazioni, finita 1-3, Motta Calcio, Mazzarone Calcio. Mazzarone Calcio le marcature sono state di Abate, Benenati e Busacca, mentre alla fine un rigore per il Motta Calcio ha fissato il risultato sul 3-1 finale. Quando vediamo il numero 9, Gazianas molto 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 attento, Sidel Gazianas, di origine forse il greco. Quando vediamo Monteverde che cerca una bella palla per Crescione, purtroppo un po' di pochissimo non arriva al controllo di questa palla. Comunque Mazzarone Calcio che dopo la primazione del Motta è sempre in posizione offensiva, questo è un po' disperato di presa che come lo stesso in oggi al tribunale. Il lancio di nuovo di Ronzivalle, Salavia fa fallo, discussione abbastanza dubbia perché sembrava esserci fallo per il Mazzarone Calcio, invece l'arbitro della sezione di Ragusa, come ben sappiamo, dice un rimesso, un fallo per il Motta Calcio. Parisi blocca senza problemi, accompagnato dagli applausi dei tifosi. Adesso il raggio è andato un po' troppo frettoloso, infatti Salaf è costretto a un intervento, anzi Campanella è costretto a un intervento abbastanza rischioso per evitare qua alla difesa, alla retroguardia giallorossa. Adesso Di Benedetto avanza sulla fascia sinistra, Abate cerca l'appoggio per Carobene ma non arriva. Non arriva la palla caro bene, c'è una rimessa laterale per il Motta Calcio. Siamo al nono minuto di questo primo tempo, risultato sempre fermo sullo 0-0 qui al Comunale. Crescione ora adesso recupera la palla, ma viene intercettata la palla per Abate dalla retroguardia del Motta. Adesso vuole ripartire dalla sinistra, ma il passaggio è fuori misura ed è un'altra rimessa laterale per il Mazzarone Calcio. Inizia la battuta, Abate compie uno stop sbagliato, perde palla e riparte il Motta. Ma con un bellissimo intervento recupera palla, ma Monteverde, con l'occasione di passare la palla a caro bene, è costretto poi al fallo. Quindi fallo per il Motta Calcio, il giocatore resta a terra, ma abbiamo di chi si tratti, ma resta a terra del volante. Vengono chiamati i medici,
molta calcio per soccorrere il difensore giallorosso, biancorosso, scusate. Essere ancora colorata. Ma si rialza, sembra senza zoppicante. Vedremo se potrà continuare la partita. Quindi si riparte da una posizione per il motto calcio. Lancia la palla in avanti, pubblica. Riesce a intervenire di testa, anticipare il difensore avversario e caro bene, allunga la palla per Monteverde. Miscione controlla bene, si gira e appoggia per caro bene al centro, ma viene intercettato dalla difesa del Motta. Oggi sembra molto attenta, il numero 10 adesso avanza con la fascia sinistra per il Motta. Appoggia per Abate, che però non riesce ad indirizzare la palla verso Cliscione, e quindi si riparte dalla retroguardia del Montacalcio, che lancia in avanti il portiere Ronzivalle. Lupica come sempre onnipresente, si lancia in avanti e la palla sembra andare lentamente verso la destra. Montacalcio che ricordiamo a 22 punti e a meno 6 dalla zona playoff. Alla fine, quindi ogni partita è decisiva per il proseguo della stagione. Campanella attenta di destra, rilancia in Cremona, allunga la palla per caro bene, che dopo un paio di palle riesce ad avere la meglio sul suo avversario. Caro bene prova il tiro dai 20 metri, viene ribattuto dalla difesa avversaria. Cliscione, attenzione, Cliscione, si gira, ma la palla viene di nuovo ribattuta. Salafia ora appoggia, si fa più incalzante l'azione del Mazzarone Calcio, che ha sempre il pallino del gioco in mano. Adesso in Cremona, appoggia dietro per Di Benedetto, di nuovo in Cremona, che cerca il dribbling e lo fa. Caro bene, si gira bene per Monteverde. Scegliere subito per Cannizio e appoggio per Carabene, che dopo un secondo momento riesce a fare, c'è calcio di rigore per il Mazzarrone Calcio. Carabene sul tiro di Carabene dei 20 metri c'è un chiaro fallo di mano del difensore del Motta Calcio, e la partita già potrebbe sbloccarsi al minuto 14 del primo tempo. Rigore palese, nessun ombra di dubbio sul rigore. Adesso caro bene si appresta alla battuta. Fragorose le proteste del Mottacalcio. Vediamo. Palla battuta proprio caro bene contro Ronzivalle. L'arbitro sembra non voler cambiare idea e quindi si va alla battuta di questo calcio di rigore. È stata la palla degli 11 metri per caro bene. Colpo sinistro, alla battuta, caro bene ed è 1-0 Mazzarrone Calcio, il gol di Piero Carobene, 15° gol stagionale per lui, sempre di più capocannoniere del campionato di seconda categoria. 15 gol per Carobene, ricordiamo che lui di professione comunque fa il centrocampista e quindi sono numeri grandissimi per lui. Al 15° si sblocca il risultato, Mazzarrone Calcio 1, Motta Calcio 0. Importante sbloccarla subito questa partita, perché il Mazzarrone Calcio, come avevamo visto, era molto più ingalzante nell'azione e quindi merita questo vantaggio, perché dopo la prima azione, il primo calcio di punizione tirato da Gentile, il Motta Calcio si è solo difeso e non ha controattaccato. Quindi si riparte dall'1-0 per il Mazzarrone Calcio, la marcatura di Piero Carobene, 15° gol stagionale per lui.
Vediamo ora se avrà una reazione il Motta Calcio, che ricordiamo dopo i primi minuti non si era più visto dalle parti di Parese. Quindi al 15esimo Mazzarrone 1, calcio, Motta Calcio 0. I tifosi sono impazziti al gol di Carabene, ricordiamo 15 gol per lui. Davvero una stagione encomiabile per il numero 10 calatino. Davvero l'arma in più forse di questa squadra, perché se da una parte la difesa del Mazzarrone viene sempre valorizzata per la sua compattezza, e quindi sbloccare una partita del genere quando sai comunque la retroguardia ti dà delle garanzie è sempre una cosa molto positiva. Punizione ora dei 30 metri per il Motta Calcio, che cerca di reagire. Andiamo. Bellissima, allontana la palla Campanella e Cannizzo. Non arriva però, recupera una grandissima palla e Abate evita la rimessa laterale, ma la palla è sempre per il Motta Calcio. Cannizzo, azione probabilmente la sua, fallo di mano. Non avvisato dal direttore di gioco, e si riparte dalla rimessa laterale. Sembra la battuta Cannizzo. La partita adesso è sbloccata, anche il Mazzarone Calcio sembra più fluido nella manovra. Cannizzo appoggia per Carabene, molto ispirato quest'oggi. Ricordiamo che proprio da un suo tiro è nato il calcio di rigore siglato da lui stesso. Campanella ora in posta per Di Benedetto, anzi la palla arriva da Abate, che non riesce a metterla giù, e quindi riparte il Motta Calcio. Attenzione, palla molto pericolosa, Salafia in un 1 contro 2 molto pericoloso, si può andare a creare, la mette in rimessa laterale, e quindi nuova rimessa laterale per il Motta Calcio. Giornata molto gradevole quest'oggi, la temperatura si aggira sui 22 gradi, massima stagionale, perché ricordiamo ancora siamo in pieno inverno, e quindi queste giornate hanno portato anche numerosi tifosi qui allo stadio. Cannizzo la battuta nella messa laterale. Comunque l'azione, come vediamo, si sviluppa molto di più sulla destra. E Cannizzo sembra essere anche molto ispirato quest'oggi. L'ho visto anche avventurarsi più di un dribble. Cannizzo, grandissima palla di Monteverde per Criscione, che però la palla lì rimbalza davanti, non può stopparla e indirizzarla verso la porta. Quindi Ronzi Valle costretto con i pugni a mettere la rimessa laterale. Cannizzo forse alla 30esima rimessa laterale quest'oggi. Allunga per Monteverde, che appoggia destra per Carabene. Carabene anticipato dalla difesa avversaria, ma riparte il Mazzarone Calcio. C'è solo una squadra in campo, il Motta sembra solo difendersi. Adesso Monteverde allunga per Cannizzo, che non riesce però a recuperare la palla prima che termini con rinvio del fondo. 17esimo minuto, sempre Mazzarone Calcio in vantaggio, ricordiamo grazie alla rete al 15esimo minuto di Carabene su calcio di rigore. Ronzi Valle rilancia in avanti, il vento non lo aiuta, adesso in Cremona subisce un fallo in mezzo al campo, piccolo dibattito tra lui e il giocatore numero 10, però l'arbitro cerca di stemperare subito gli animi. I tifosi in impressione molto colorita fanno sentire il loro disappunto verso il giocatore avversario. Come ricordiamo, la tifoseria ha seguito fin dall'inizio questo il Mazzarone Calcio. Ricordiamo, dopo 8 anni si è rimessa insieme di nuovo la società, e tutto questo clamore che il pubblico ha verso, e questo affetto incondizionato verso questi colori, hanno riacceso l'amore per il calcio per molte mazzaronesi qui oggi. Vediamo Campanella la battuta, vediamo se opterà per una palla in mezzo o per un passaggio verso le due ali. La palla in mezzo arriva per Cannizzo, appunto sulla destra, che appoggia male per Carabene. Campanella
Campanella non riesce a appoggiare bene per Ingramone e riparte il Motta Calcio. Ma sempre Campanello, primo su tutte le palle, Criscione. Criscione prova il tiro dalla distanza, però purtroppo troppo centrale, quindi il portiere Ronzi Valle senza problemi blocca in due tempi. Riparte l'azione del Motta Calcio, guardiamo un pressing molto molto alto del Maserano Calcio che non vuole fare ragionare il regista avversario, impronta molto aggressiva che il mister Di Benedetto in banchina dallo scorso ottobre, da quando la società si è rimessa insieme, si è dato inizio a questo campionato, ha saputo dare un'impronta molto molto aggressiva e molto, molto di cuore in questa squadra che lottano tutti su ogni pallone. E guardiamo una realtà che comunque non si vede in tutti i campi, è una realtà molto particolare. E siamo contenti di avere questa realtà, nonostante tutte le difficoltà che possono esserci, come sappiamo, tra sponsor e gestione di queste cose, giustamente alla prima volta, dopo tanto tempo, siamo contenti della realtà che si è creata. Attenzione, in mezzo al campo, scontro tra Carobene e Lupica, ma riparte il numero 10 del Motta Calcio. Grandissimo intervento di Campanella che riesce a evitare forse anche la rimessa laterale, ma c'è una deviazione, quindi sarà calcio d'angolo per il Motta Calcio. Alla battuta il numero 10, Lorenzo Gentile, classe 94. La mette al centro, allontana con uno stop Campanella e riparte subito l'azione avversaria. Campanella, Carobene sulla fascia sinistra scatta, ma c'è Carobene che subisce un fallo da dietro e quindi punizione per il Maserano Calcio. Lui, Monteverde batte velocemente per Abate che lascia però andare per Carobene che in profondità lancia Abate che però purtroppo il passaggio è troppo lungo e quindi Ronzi Valle anticipa tutto e blocca in due tempi. Siamo già a metà del primo tempo, 24esimo minuto in corso, Motta Calcio che non si è reso pericoloso, ricordiamo dopo la punizione di Gentile dei primissimi secondi, ha pensato solo a difendersi, ora Salafia mette in rimessa la palla. Motta Calcio che sembra aver subito il colpo comunque, e il rigore di Carobene ha un po' sferzato, un po' fermato l'entusiasmo che c'era inizialmente. Il numero 3 alla battuta, Cannizzo mette fuori, ma riparte il Motta Calcio, ora più convinto nella sua azione. Gentile sulla palla, forse uno giocatore sicuramente più in palla dei suoi, però e subisce proprio fallo dei 25 metri, quindi punizione pericolosa per il Motta Calcio. Ammonito Lupica anche per proteste, quindi al minuto 26 possiamo annotare un cartellino giallo per Sebastiano Lupica, anche lui classe 94 di Caltagirone. Soffia un vento possiamo dire anche piacevole, visto la temperatura molto alta, oggi ci aggrada un po' di più. Alla battuta sembra esserci di nuovo Gentile, si contano i passi per la barriera, fischia l'arbitro ma colpisce la barriera, colpisce Criscione in particolare che poi va anche per primo sul pallone e subisce fallo. Riparte subito Carobene, può girare dall'altra parte per Monteverde dall'altra parte c'è Abate libero, Monteverde va al dribbling proprio il tiro col sinistro, il tiro però purtroppo all'esterno,
di un paio di metri abbondanti e quindi niente di fatto. Ma Tornacalcio ha sfiorato un ottimo contropiede perché si era creato un 3 contro 3 molto interessante. Montevideo però, dopo aver saltato benissimo il suo avversario sulla destra, ha optato per il tiro, non è stata davvero una buona idea visto il risultato. Adesso arriva il pallone per Ronzivalle che va alla battuta. 26esimo minuto, alzano il calcio sempre in vantaggio per 1-0. Ricordiamo il vantaggio segnato da Caro Bene, 15esimo gol stagionale per lui. L'arma in più di questo Mazzarone sicuramente. Mancava il gol da 3 giornate, visto che l'ultima marcatura risultava al 18 febbraio, una partita contro l'Amatorigela, finita 7-1 per il Mazzarone Calcio. Ora Parisi, riparte Parisi, però mette il palo laterale perché c'è un uomo a terra del Mazzarone Calcio. Non vediamo chi è, sembra in Cremona, dovrebbe essere in Cremona se non guardo male. Sì, è proprio lui, Claudio Ingremona, uno dei fondatori della società insieme a Paolo Spazza, dirigente sportivo del Mazzarone Calcio. Ingremona sempre fermo a terra, dolorante. Sarà una cosa passeggera oppure ha subito un colpo che lo costringerà a uscire. Applausi alle spalle per Ingremona che rientra in campo senza alcun problema. Siamo quasi alla mezz'ora di gioco. Il Mazzarone Calcio gestisce abbastanza agevolmente però il vantaggio per ora minimo di 1-0, siglato come ho detto prima da Piero Carobene al 15esimo gol stagionale. Ora allunga per Abate se ne va e subisce un fallo. Adesso una posizione molto pericolosa sull'auto di sinistra. Carobene resta a terra, questa partita molto frammentata, giustamente ora anche con il vantaggio del Mazzarone Calcio andrà sempre più a innervosirsi la partita. Di nuovo viene chiamato il medico del Mazzarone Calcio perché Carobene resta a terra. Anzi, non è Carobene, lo vediamo lì al centro. Non riusciamo a identificare chi è. Forse Abate. Sì, forse Abate con il numero 9. Secondo marcatore del Mazzarone Calcio, 10 gol per lui quest'anno, decisiva la sua rete a Genova la settimana scorsa, grazie alla sua rete al 13° minuto contro la Genovese. C'è stato l'allungo che può essere anche decisivo visto il più 4 a meno 6 partite dalla fine della stagione. Sì, è proprio lui Abate. Andare, vediamo che col sinistro la metterà in mezzo. Tantissimi saltatori per il Mazzarone Calcio, su tutti possiamo mettere Campanella, sicuramente uno dei migliori. La palla è troppo corta, Carlo Bene cerca il tiro da fuori e poi Criscione sulla seconda palla cerca di girarla con il sinistro, ma la palla è abbondantemente fuori. Quindi Ronzivalle, allo scoccare della mezz'ora di gioco, va alla battuta. Come detto, c'è una squadra in campo. Dopo la prima azione del Motto, ricordiamo la posizione di Gentile, spentasi lentamente tra le braccia di Parisi, non c'è stata più alcuna azione da evidenziare per l'Etnei. L'Etnei che sono obbligati a vincere se vogliono
raggiungere la zona playoff, che però è lontana 6 punti, anche grazie alla sconfitta di ieri dell'Atletico Santa Croce sul campo della Leo Soccer, è rimasto invariato questo distacco, e una vittoria oggi e portarla a -3 ancora con lo scudo diretto da giocare sarebbe per loro importantissimo. Per ora sono sotto qui al comunale di Mazzarrone, 31esimo minuto, Mazzarrone calcio 1, Motta calcio 0. Punizione adesso per le 3 sull'out di destra. Non vediamo chi va alla battuta. Comunque molti giocatori del Motta calcio in mezzo all'area a prendere questa punizione battuta dalla destra. In barriera Parisi mette Griscione Abate, andiamo la palla in mezzo, palla pericolosa, cerca di girare Gentile con il destro, ma non riesce a indirizzarla verso la porta avversaria. Adesso un altro tiro dalla distanza, ma niente di fatto, niente di pericoloso. Parisi può andare al rinvio senza alcun problema. Il mister Di Benedetto molto attivo in panchina, cerca di incitare i suoi, sa che una vittoria oggi darebbe forse la spallata definitiva a questo campionato, che è stato tutto molto emozionante, perché ricordiamo alla prima partecipazione dopo tanto tempo avere uno score di 14 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, imbattuti in casa, davvero un ottimo risultato. Ricordiamo anche il mister Di Benedetto alla prima panchina di una squadra senior, e quindi anche per lui un'esperienza nuova. Ora Monteverde guadagna una rimessa laterale, Cannizzo va alla battuta della rimessa laterale. Va bene, viene spinto abbastanza clamorosamente, ma l'arbitro fa continuare, ma c'è una rimessa laterale per il Mazzarrone calcio. Va bene che va a prendersi, come vediamo, la palla molto molto indietro, riesce a cucire il gioco molto bene tra centrocampo e attacco. Adesso Cannizzo va alla battuta rimessa laterale, la palla è per Abate che fa un buon controllo, appoggia per Criscione che non indovina lo stop, e quindi la palla va facile per Ronzivalle, il portiere avversario. 33esimo minuto, Mazzarrone calcio 1, Motta calcio 0. Al 15esimo minuto, rigore di Piero Carabene, bellissimo intervento di Salafia, Criscione anche complice il vento, non riesce a controllare bene il pallone. Pulito di Salafia che anticipa tutto. Salafia Campanella, forse una delle coppie difensive più forti del campionato, anzi senza dubbio una delle più forti, e sicuramente di un'altra categoria, perché ricordiamo Campanella ha militato anche in eccellenza, in promozione negli anni scorsi, ma per la causa del Mazzarrone calcio molti hanno accettato anche di scendere di categoria per dare il loro contributo. Poi per Campanella soprattutto, essere capitano di questa squadra, essendo lui di Mazzarrone, quindi incarnando perfettamente il cuore giallorosso, è sicuramente un vanto essersi calato alla perfezione in questa realtà. Cannizzo va la battuta lunga, Monteverde forse il meno in palla dei suoi, non riesce a impostare bene il gioco. Adesso Cannizzo per Salafia per Campanella. Campanella va al lancio lungo, Abate con mestiere subisce fallo, e c'è una posizione molto pericolosa dai 20-25 metri, alla battuta andrà sicuramente caro bene, uno specialista, ricordiamo, più di una volta ha punito i portieri avversari, da ricordare soprattutto la prima partita qui al comunale, Mazzarrone calcio Pachino, il 1-0 siglato da Carobene sul calcio di punizione, che ha fatto impazzire per la prima gioia i tifosi giallorossi. Ora vedremo se andrà la battuta, perché la posizione è defilata, non si sa se andrà la battuta direttamente o
preferirà metterla in mezzo. Vediamo che va bene col sinistro. Prova il tiro, ma il portiere avversario Ronzivalle si esibisce in una parata di tutto il rispetto. E Mazzarone calcio vicinissimo al 2-0. Però ancora bene vicinissimo alla doppietta. Il portiere Ronzivalle si è fatto trovare pronto sul suo palo. E quindi ora calcio di diminuzione battuto da Incremona. Col sinistro, ricordiamo il saltatore del Mazzarone calcio, Cannizzo. Caro bene stesso, campanella, vediamo Incremona, la mette in mezzo, Ronzivalle con i pugni, cerca con una mezza rovesciata, caro bene, di far impazzire, come avevo detto prima, i tifosi qui presenti con una mezza rovesciata spettacolare, che però purtroppo non colpisce bene la palla e la palla si spegne sul fondo. Ronzivalle va alla rimessa dal fondo, 36esimo minuto, meno 10, meno 9 alla fine del primo tempo. Il vento si fa sempre più insistente adesso. La palla tende a fermarsi, visto che anche in questo momento è controvento il montaggio. Cannizzo in avanti, Lupica cerca di mettere ordine e mette dito per Campanella. Campanella per Criscione, che non riesce a spezzare bene. Ronzivalle con i piedi cerca di far ripartire l'azione del montacalcio. Caro bene, appoggia per Criscione. Criscione se ne va sulla fascia sinistra, cercano bene libero in mezzo, che si era smarcato bene, ma il passaggio è troppo all'indietro e quindi non riesce a prendere questa palla che poteva diventare molto pericolosa. Attenzione, Abate forse in posizione regolare, no, non è in posizione regolare, quindi rimessa laterale per il Mottacalcio. Minuto 38 in questa partita che possiamo dire molto 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 frammentata, ma il Mazzarone Calcio fa notare la superiorità tecnica evidente in mezzo al campo. Cerca di giocare sempre di ripartenza, ma con la difesa del Mazzarrone molto molto sempre attenta, non riesce a impostare la manovra con tranquillità. Benedetto intercetta la palla, adesso caro bene che subisce forse un colpo, ma per l'arbitro non è fallo e si continua a giocare. Cerca di uscire l'azione sull'out destra del Mottacalcio, ma non ci riesce. Criscione guadagna un fallo dei 35 metri. Di Benedetto fa ripartire l'azione da Lupica, di nuovo Di Benedetto. Benedetto se ne avanti, ma parte viene anticipato. Con difficoltà di stoppare questa palla, ma c'è fallo di Benedetto e quindi niente di fatto, si riparte con un'azione per il Mottacalcio. Ritmi che sono un po' abbassati rispetto all'inizio della partita. Cannizzo è uno dei migliori della retroguardia che riguarda il Mazzarone Calcio, si è fatto vedere più di una volta in avanti anche a livello difensivo, possiamo dire che sta facendo un'ottima partita. Decisiva la sua rete a Chiaramonte, contro il Chiaramonte di 2 settimane fa, partita che è valso un'altra vittoria per 1-0 su colpo di testa, il primo gol per il Mazzarone Calcio da parte di un difensore. Ora di nuovo a terra un giocatore del Mottacalcio che non riusciamo a identificarlo. Entrano i medici del Mottacalcio in campo.
40esimo minuto, ci saranno almeno un paio di minuti di recupero visto i numerosi infortuni avvenuti nella prima frazione di gioco. Sembra avere un problema serio, quindi che si scaldano i sostituti. Questa pausa è sfruttata anche per un break, è un briefing con l'allenatore. Di Benedetto sembra contento dei suoi. Questo primo tempo sembra aver offerto una prestazione convincente ai ragazzi di Benedetto. Il giocatore del Mottacalcio sembra restare a terra, si alza con fatica. È Gentile, il numero 10. Zoppica, si avvicina verso la panchina zoppicante. La palla viene ridata a Parisi, un segno di fair play, si riparte. Adesso Lubica cerca di impostare l'azione sulla destra per Cannizzo. Cannizzo un po' di nuovo per Lubica. Lubica per Carobene, che appoggia per Lubica. Lubica per Abate. Abate lungo sulla destra per Monteverdo, che sembra arrivare a questo pallone ma non ci arriva bene. E non riesce a metterla in mezzo. La palla è fuori. Ronzi Valle alla battuta. Si aspetta ultimi 3 minuti alla fine del primo tempo, ci sarà sicuramente del recupero, come abbiamo detto prima, tanto l'infortunio in questa prima frazione. Si palle col destro, lancia in avanti Di Benedetto, anticipa l'attaccante avversario e mette in rimessa laterale. Visto la difficoltà degli attaccanti del Mottacalcio a intervenire in queste palle alte che Salafia e Campanella sono sempre molto attenti. Ora c'è una sostituzione, per importare entra il numero 2, Ventimiglia entra. Come due, ha preso l'infortunato Gentile. Di nuovo in Cremona, in questa corna sulla messa laterale. Partita che sembra procedere verso la fine del primo tempo. Pochissimi secondi ormai alla fine. Abate, in prepotenza, riesce a recuperare un pallone, a subire un fallo. Abate sembra molto generoso in campo. Non avrà forse la tecnica di alcuni suoi compagni, ma lo spirito, l'orgoglio e il sacrificio che mette in campo è davvero incommiabile ogni volta, e il mister Di Benedetto non può farne a meno, anche lasciando fuori certe volte anche Thomas Benanati, altro bomber di questa squadra, sicuramente più tecnico e un giocatore superiore, ma in certe partite partire dalla panchina può essere molto più utile per Benanati, perché Abate fa il lavoro sporco durante il primo tempo, si spende al 100% e fa 60 minuti, 60-70, sembra di ottima qualità. Adesso Carobene dalla sinistra va alla battuta, guarda il ciclismo che scocca proprio in questo momento. Carobene la mette al centro, forse quando ci arriva, ma col destro non ci arriva bene e non riesce a indirizzarla verso la porta. 30 secondi alla fine del primo tempo, 45esimo minuto che è in corso. Ora Ronzi Valle l'ha battuto, vediamo se l'arbitro darà alcuni minuti di recupero, come suppongo, visti gli infortuni che sono stati in questa prima frazione. Ronzi Valle rimane in avanti, Carobene allunga
per Cannizzo, che sembra essere in vantaggio, il difensore arriva su questa palla. Salafia poi è costretto, visto il pressing avversario, a metterla in rimessa laterale. 4 minuti di recupero, forse un po' esagerato l'arbitro, va bene l'interruzione, ma 4 minuti sembrano eccessive e il pubblico sembra non essere d'accordo con la sua decisione. Adesso attenzione, attenzione, ma Salafia sembra incognabile, anticipo decisivo, ora la mette in avanti per Criscione, ma il portiere riesce ad anticiparlo e quindi il Motta Calcio riparte. Palla avanti Di Benedetto, soffre la valutazione del suo avversario, ma Campanella riesce a rilanciare in avanti. Adesso Criscione stoppa nella tre quarti avversaria, appoggia per Lupica per Di Benedetto, di nuovo Lupica, sembra cambiare gioco per Cannizzo, cambio gioco abbastanza ambizioso, che però Cannizzo infatti qui non riesce ad arrivare sul pallone. Primo minuto di recupero che è andato via, 3 minuti da qui alla fine. Primo tempo 1-0 sicuramente meritato, non sappiamo se va stretto al Mazzarone Calcio, che però non ha avuto, a parte la punizione di Carabene alla mezz'ora, altra occasione limpida sul portiere. Carabene, ricordiamo che ha siglato l'1-0 al quindicesimo sul calcio di rigore, che però decide questa partita. Vediamo Salafia rilancia in avanti, Repreira del difensore avversario in Cremona, cerca di intervenire sul pallone e cadere sul pallone, recupera una grandissima palla. Adesso Carobene ha spazio col destro, prova il tiro, ribattuto Monteverde, come ho detto prima, sicuramente il meno in palla dei suoi, poco preciso negli appoggi, anche qui non ha sfruttato un'ottima occasione per il Mazzarone Calcio. Andare in vantaggio sul 2-0 a fine primo tempo avrebbe dato subito un'altra pega ai secondi 45 minuti. Contivalle, di nuovo la battuta, secondo minuto di recupero che è andato via. La Lupica fa un ottimo lavoro. Ricordiamo i numerosi infortuni anche del Mazzarone Calcio. Attenzione per ora Criscione, appoggia per Abate proprio per Carobene, che prova il tiro, palla di controbalzo al 48esimo minuto di gioco, la palla spegne a pochissimi centimetri sopra la traversa del portiere avversario. Quindi altra occasione per il Mazzarone Calcio. La battuta, Abate intercetta questo pallone, si allunga troppo il pallone, quindi la palla di nuovo del Motta Calcio. Adesso attenzione, adesso grandissimo intervento di Falata sul giocatore greco numero 9, Rico Giannis. Prima molto attento Cannizzo, di nuovo preciso con l'intervento. Mazzarone Calcio, come ho detto, molto attento in difesa. Vediamo l'ultimo scambolo di gioco, siamo entrati nell'ultimo minuto di recupero. Salafia di testa, molto importante. Abate ora qui per anticipare l'avversario, dà una tacchettata abbastanza pericolosa al giocatore del Motta Calcio, che resta a terra. Sicuramente è stato involontario, non era la sua intenzione. Anche Abate infatti resta a terra, l'impatto è stato duro. Guardate che ormai sembra spegnersi ora sul risultato di 1-0 e si sta per finire il primo tempo. Sono appena scaduti i 4 minuti di recupero. L'arbitro infatti chiama entrambi i medici delle due squadre, infatti, perché sia Abate che il giocatore del Motta Calcio, che non riusciamo a identificare, è a terra dolorante. Sono a terra dolorante. Sembra aver avuto la peggio.
il giocatore del Motta Calcio, infatti il colpo è stato da lui subito, ma anche Abate nell'impatto resta a terra, dolorante. L'impatto è stato sicuramente molto 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 duro. Abate resta a terra, vedremo se potrà continuare. Potrà continuare la sua partita. Prestazione convincente per adesso, finora per lui. Abate ora, sia Abate che il giocatore del Motta Calcio. E a terra. Comunque penso che il primo tempo si concluderà con questo calcio di punizione battuto dal numero 5 Bauno. Il giocatore del Motta Calcio che è rimasto a terra era Villardita. Attenzione, palla pericolosa. Forse è calcio di rigore? No, non è calcio di rigore. No, non è un calcio di rigore. L'arbitro sembrava aver indicato il dischetto. Resta a terra un altro giocatore del Mazzone Calcio. Partita condizionata da molti, molti infortuni. Come ho detto, queste sono tipiche partite molto dure. Molto, molto duro nei contrasti, ma l'arbitro ha decretato la fine del primo tempo, quindi si finisce 1-0 il primo tempo. Mazzarone Calcio in vantaggio grazie al gol al quindicesimo gol stagionale di Piero Carobene sul calcio di rigore da lui stesso procurato, quindi Mazzarone Calcio in vantaggio. Ci risentiamo fra circa 15 minuti per l'inizio del secondo tempo. Eccoci qua al comunale di Mazzarone per l'inizio dei secondi 45 minuti tra Mazzarone Calcio e Motta Calcio. Ricordiamo il risultato di 1-0 per il padrone di casa, il gol di Carobene al 15 minuto sul calcio di rigore. Partita condizionata da tanti falli in mezzo al campo, numerosi infortuni, emblematici 4 minuti di recupero appunto delle segrete dell'arbitro. Si riparte, l'arbitro sembra pronto a far ripartire il gioco, nessun cambio tra le due formazioni, a parte per l'infortunio di Gentile, ed è entrato Bauno per il Motta Calcio. Si riparte, ha il fischietto in bocca l'arbitro. Riparte la partita con il Mazzarone Calcio subito in attacco, con Lupica che mette avanti la palla per Criscioni, che però non riesce ad arrivarci, quindi rimessa laterale per gli ospiti. Vediamo se cambierà l'inerzia di questa partita, che però l'ha visto superiore nettamente il padrone di casa, ma essendo limitato il vantaggio all'1-0 ci possono essere delle sorprese. Intanto riparte subito in attacco il Motta Calcio, che guadagna forse un calcio d'angolo, no, l'ultimo tocco dell'attaccante avversario, e quindi Parisi si appresta a battere la rimessa dal fondo. Forse la batte tutta la campanella direttamente del capitano del Mazzarone Calcio. Ricordiamo uno dei migliori dei suoi della prima frazione. Campanella mette in avanti. Ma Lupica, grandissimo il contributo di Lupica lì in mezzo al campo. E di Criscione, che guadagna molti calci di punizione che fanno salire la squadra di casa. In Cremona va la battuta. Ah, c'è stato un cambio
un cambio per il Mazzarone Calcio. È uscito il numero 9, Abate, doloroso alla fine, dolorante alla fine della prima frazione di gioco, ed è entrato Thomas Benenati col numero 18. Benenati che fa parte della squadra da, non dall'inizio, ma è entrato alla quinta giornata contro il Sortino, debutto con gol per lui, gol decisivo. In 10 uomini nel Mazzarone Calcio, in quello di Sortino, al secondo tempo, un grandissimo gol di Benenati al volo da fuori area ha permesso di raggiungere i 3 punti al Mazzarone. Già questo ci indica la caratura del giocatore. Dal portiere di casa è entrato anche Manuello col numero 16 al posto di Monteverde, visto come uno dei peggiori dei suoi. Come ho detto, il mister Di Benedetto non lo vedeva bene, l'avevo detto anche nelle cronache che non era stato uno dei migliori, e quindi ha preferito lasciarlo fuori per l'ingresso di Manuel in mezzo al campo. Criscione cerca una palla in profondità per Caro Bene, ma non riesce Caro Bene a raggiungere la palla, quindi riparte il montacalcio, e comunque non sembra poter impensierire attualmente il Mazzarone Calcio. Vediamo la destra laterale, resta a terra un giocatore del Motta Calcio. Caro Bene, un buonissimo numero, riesce a saltare un avversario ma non riesce poi a riprendere il pallone. Sono stati 3 i cambi per il Mazzarone Calcio, anche Vicino ha preso il posto di Cannizzo, e quindi cambia anche il modulo per il Mazzarone Calcio, difesa a 3. Difesa a 3 per il Mazzarone Calcio, è un 3-5-2, le ali dovrebbero essere Biscione e Manuello. Difesa a 3 con Di Benedetto, Salafi e Campanella. In mezzo al campo restano Lupica, Incremona e Vicino, appunto. Forse serviva la spinta di Manuello, diventa fresco, riuscirà a dare un maggiore contributo. E ho Benenati ora. Salta un avversario e l'appoggio per Vicino. Vicino per Lupica, che appoggia sulla destra per Di Benedetto, che guadagna una rimessa laterale. Questa palla Manuello che sbaglia lo stop, e quindi riparte l'azione del Motta Calcio. Ricordiamo che il Mazzarone Calcio con questo risultato andrebbe a più 7 sul San Giorgio Gomiso. A più 7 sul San Giorgio Gomiso sarebbe un risultato di incredibile caratura, visto anche a livello psicologico il signor Giacomo potrebbe subire questo distacco, il massimo raggiunto in questo campionato. Ha soltanto 5 giornate alla fine, perché il Mazzarone Calcio dopo questa giornata andrà in casa alla Sangonetana, anche la Sangonetana in piena corsa playoff, poi successivamente ospiterà il Santa Croce qui al Comunale, e poi decisiva sicuramente sarà la trasferta di Gomiso, stata per il 31 marzo, il sabato di Pasqua. Allora, riparte ora Carabene e Benenati, doveva crearsi un 2 contro 2, ma Carabene preferisce ripartire da dietro e lanciare Criscione. Criscione riesce a prendere il pallone ma sbaglia purtroppo lo stop, e quindi niente di fatto. Potrebbe essere una buona occasione per il Mazzarone Calcio, visto che sia Benenati che Caro Bene stavano per inserirsi in mezzo per ricevere la palla di Criscione. Vi
vicino, molto aggressivo, e costringe il biancorosso del Motta Calcio a rifugiarsi in rimessa laterale. In Cremona sbaglia banalmente la rimessa laterale e quindi si riparte con la rimessa laterale del Motta Calcio. Il numero 8 si è presa la battuta. Ma in Cremona subito recupera la palla. Lupica però allarga sulla destra, dove Manuello era troppo accentrato e non riesce a prendere il pallone. Si riparte. Tanto siamo già all'ottavo minuto del secondo tempo. L'ottavo minuto del secondo tempo, il Maddalena Calcio sempre in vantaggio per 1-0, il gol di Caro Bene al 15 minuto. Attenzione, ora mette al centro pericolosamente, ma Di Benedetto mette fuori la palla e Lupica può ripartire, ha spazio davanti a sé, ma poi è per Caro Bene che gli viene incontro. Caro Bene di nuovo per Lupica, che purtroppo il passaggio non è preciso e quindi riparte il Motta Calcio. Fondamentale andare subito sul 2-0 per il Maddalena Calcio per non vedersi complicata questa partita. Ricordiamo, finora netta la superiorità in mezzo al campo, però con il risultato di 1-0 anche un episodio potrebbe cambiare le sorti di questa partita. Ricordiamo, molto importante, visto anche che oggi il San Giorgio Comito riposa e quindi potrebbe lanciare a più setta la capolista. Vicino, bella palla per Criscione, che non riesce però ad arrivare, troppo lunga per lui, quindi si riparte con una rimessa laterale. In questo secondo tempo sembra svilupparsi più sulla sinistra il gioco. Criscione è molto ispirato, anche vicino sta dando i giusti tempi in mezzo al campo rispetto a Monteverde, che non è stato sicuramente uno dei migliori nella prima frazione. Vediamo. In Cremona, di esperienza, riesce a recuperare la palla su Ligio Gannis. Ah, Criscione, viene intercettato il pallone per Benanati, che poteva lanciarlo verso la porta avversaria. Lupica adesso con un gran numero, salta un avversario, ora se ne va sulla fascia destra, vediamo se riesce a prendere il pallone, ma con l'ultimo stop riesce anche a guadagnarsi un calcio d'angolo. Applausi della tifoseria. Lupica, ricordiamo, uno degli ultimi arrivati, anche lui arrivato nel mese di dicembre, visto anche tanti infortuni a centrocampo, uno su tutti Scuderi, il vero regista di questa squadra. Purtroppo per lui ancora sarà lunga per rientrare, forse si parla di rientro contro il Comiso, vedremo nelle prossime settimane. Ora Manuello sulla destra, la mette al centro, sul secondo palo cerca di arrivare Campanella, ma non ci arriva, quindi si riparte da una rimessa laterale per il Motta Calcio. Come sembra, la battuta è il numero 2. Capizzi si appresta alla battuta. In Cremona si vede un giocatore di esperienza. Ora Benanate sbaglia l'appoggio per Caro Bene, quindi riparte l'azione del Motta Calcio. Costretto al fallo Benanate per non far ripartire l'azione. Cambio per il Motta Calcio. Vediamo il neoentrato. Sono due, il numero 18 in Italia e poi entra, vediamo se riusciamo a identificare il nome appena si girerà le nostre telecamere. Non riusciamo a vederlo. Parte comunque con un calcio di punizione
sotto Galata Piero, la mette in mezzo, di nuovo al riguardo avversario con l'esperienza riesce a buttare la palla fuori. Ora bene Nati, fa ripartire l'azione per Vicino, Vicino a faccia destra, c'è libero di Benedetto, servito, appoggia per Lupica che fa un ottimo stop. Ora appoggia per Carobene, Carobene prova il tiro, prova il tiro dal limite dell'area, ma purtroppo la palla si spegne alla destra del portiere. Quindicesimo minuto a Mazzarrone, tredicesimo minuto a Mazzarrone. Il gioco parte con troppo lento nel ripartenza del gioco, ma che manca il pallone prontamente dato dai dirigenti. Si parte da una punizione dalla destra, la palla in mezzo, Vicino prende la palla fuori, ora c'è in Cremona che appoggia per Criscione si avventura in un dribbling di troppo e non riesce a mandare. Il numero 8 Galata Piero costretto alla rimessa laterale anche perché il pressing di Criscione era sempre più ingalzante. Quindi si parte da una rimessa laterale da ottima posizione, alla battuta va in Cremona, alla battuta va in Cremona col numero 11 come avevo detto prima. Guarda adesso per Benenati. Benenati appoggia al cross subito di prima intenzione per Carobene, Vicino da fuori area, voleva cercare il tiro ma viene anticipato e adesso c'è un fallo, calcio di punizione per il Motta Calcio. Partita che ancora non si è accesa nel secondo tempo, pochissime occasioni, forse nessuna pericolosa, e già scorre il primo quarto d'ora di questa partita. Siamo al 60° minuto. Benenati adesso, Benenati non riesce ad appoggiare bene, ma la palla in avanti, ma in Cremona sembra essere scalato come terzino, quindi di nuovo difesa a 4 per il Mazzarano Calcio. In Cremona adesso ora è come terzino sinistro al posto di Cannizzo, e Di Benedetto si sposta sulla fascia destra invece. Criscione cerca di andare avanti la palla per Carobene, che costringe l'avversario a rifugiarsi in rimessa laterale. Partita bloccata in questo secondo tempo, subendo molto di più l'emozione nei primi 45 minuti di gioco. In Cremona in avanti per Carobene, troppo lungo per lui la palla. Molta confusione adesso in campo, molta confusione. Non di certo una bella partita adesso. Andiamo in Cremona, ora va. In Cremona va la battuta. Benenati, Carobene, che allarga per Lupica, Lupica per Di Benedetto, cerca di distendere la destra il Mazzarrone Calcio, Di Benedetto la mette al centro, ma Benenati viene anticipato e riparte l'azione del Motta Calcio. Grandissimo Campanella, una chiusura degna di un capitano, riesce a metterla fuori. Vado a in mezzo al campo, grandissima Campanella, c'è una rimessa laterale, un calcio di punizione per il Mazzarone Calcio. Alla battuta va Campanella,
16esimo minuto di gioco, Campanella mette in avanti la palla, era bene, forse subisce un fallo, l'arbitro però non è lo stesso avviso e quindi riparte l'azione del Mottacalcio. Figino con un buonissimo intervento costringe l'avversario a un controllo difficile e c'era una rimessa laterale per il Mazzano Calcio. Sembra essere entrato bene Vigino in campo, sicuramente meglio di chi l'ha preceduto. Monteverde, troppi passaggi sbagliati, troppe chiusure sbagliate, non di certo un'ottima partita per lui, mentre Vigino, anche lui, ricordiamo, uno dei giocatori con maggiore esperienza, anche se è un classe 2000, ricordiamo che ha militato nella Sicco Leonzo in Lega Pro, quindi parliamo di un giocatore sicuramente di un'altra categoria. Si appresta in Cremona, rimessa laterale dai 30 metri circa, la palla per Carabene non arriva e levano la palla, adesso un 3 contro 1, la palla in alto, Campanella non riesce a... attenzione, forse l'azione più pericolosa del Motto, perché Campanella è stato superato in velocità e quindi ma il portiere prontamente è uscito con i pugni, ha evitato il peggio. Come ho detto, ogni episodio può essere determinante. Calcio di punizione dai 20 metri per il Mazzarone Calcio, azione pericolosa dai 18-20 metri dalle porte di Parise. Vediamo che andrà la battuta. Il numero 5 Musumeci, che è il numero 11 Messina. Sembra andare Messina. Musumeci e Messina, ma prende, andrà Musumeci col sinistro. Prova il tiro, la palla della barriera, ma poi sulla respinta Messina cerca il gol dalla distanza, ma la palla va allontanata, va per distacco molto molto lontana dalla porta avversaria. Ventesimo minuto, la sprazza, questa azione è andata dal nulla, sul rilancio lungo da calcio di posizione favorevole al Mazzarone Calcio, che poteva però diventare pericolosa. C'è meno distanza dalle reparti rispetto a... c'è più distanza dalle reparti per il Mazzarone Calcio in questo secondo tempo. I tre cambi forse sono stati troppo deleteri, perché troppo insieme ha cambiato l'equilibrio della squadra, che si era portata bene nel primo tempo. L'unica pecca è che non gli è andato il mandato di due rete, che avrebbe sicuramente messo nella strada giusta la partita. Infatti Ronzivallo in questo secondo tempo non è stato mai impegnato, mentre Parisi si è fatto vedere prima per l'uscita con i pugni. Manuello ancora non è andato bene in partita, guadagna una rimessa laterale sull'out destra. Farò bene, riesce ad accertare Vicino, farò bene Benati, grandissimo 1-2. Manca l'ultimo passaggio a Benenati per Carabene, che lo avrebbe messo davanti al portiere da solo. Calcio di punizione per il Motta. Partita molto molto dura. Il Mazzarone Calcio sembra avere un po' mollato il pressing, la pressione che c'era nei primi 45 minuti, ma il risultato è ancora in bilico, quindi non si deve abbassare la tensione. Attenzione Criscione, allontana male, grandissima in Cremona, di testa allontana, andiamo Carabene, stava per scattare Benenati, adesso Carabene cerca un lancio lungo per Benenati, che però purtroppo non va a buon fine, quindi il risultato rimane sull'1-0. Galatà sulla destra, sbaglia tutto, Emanuele adesso ha spazio per ripartire, poi è per Benenati. Vicino, appoggio sulla sinistra per Ingremona. In questo secondo tempo la veste di terzino sinistro.
Menanati non riesce a recuperare il pallone, anche lui è andato ancora bene in partita. Abate ha fatto un'ottima prima frazione, non sappiamo se forse si è uscito per infortunio visto il colpo subito proprio all'ultimo minuto del primo tempo. Molta confusione in campo, molta poca precisione nei passaggi. La partita è molto più brutta da vedere adesso nel secondo tempo rispetto ai primi 45 minuti di gioco. La battuta nel stato della va in Cremona quando siamo alla metà della seconda frazione di gioco. Andiamo avanti. Regino. Regino interviene troppo aggressivamente col difensore avversario e quindi non riesce a recuperare la palla ed è un fallo dai 30 metri per il Mottacalcio. Ricordiamo anche gli altri risultati della giornata in questo momento attuale. Nuovo Nescemi in vantaggio per 1-0 sulla Geretanese, mentre il Pachino conduce 5-1 sul Sortino in casa. Risultati che non interferiscono con la questione di testa. Ma adesso guardiamo questa punizione dai 30 metri per il Mottacalcio. Allora, con il numero 17 Tornello, sembra vicino all'ingresso in campo, esce Criscione, odore comunque di un'ottima prestazione fatta nel primo tempo, ha guadagnato molti falli e hanno fatto salire la squadra, e anche da una sua azione è nato, da una sua incursione è nato il gol, che poi Carabene, sul tiro di Carabene è stato il fallo di mano che ha portato al calcio di rigore. Tornello entra con il numero 17. Sono cambiate adesso le ali, Tornello e Emanuello saranno le ali in questi ultimi 20 minuti di gioco, più recupero circa. Vediamo se proverà il tiro o la palla in mezzo. Tiro verso la porta, ma Campanello sempre preciso di testa mette in emersa laterale. E se il Mottacalcio comunque ha alzato il baricentro è molto più spesso in avanti. Attenzione, mette una palla in mezzo, la Parisi controlla la palla, va fuori. Ricordiamo il minuto di gioco, siamo al 25esimo del secondo tempo, 20 minuti più recupero alla fine di questa partita. Partita molto, come ho detto prima, molto meno ficcante sia nell'azione che nel gioco. Quindi diventa meno emozionante rispetto ai primi minuti al primo tempo. Ora in Cremona lancia in avanti, un Benanti, la palla non arriva. Adesso vicino, allarga per Lupica, sempre attento. Prima detto sulla destra per Tornello, ne è entrato, però ancora freddo, riesce a fare lo stop e si riparte col Mazzarone sempre in posto di palla. Adesso Di Benedetto in avanti, la palla ora per Vicino però non si capisce con Lupica e quindi si ripartirà da una rimessa laterale per il Mottacalcio. Tra i tifosi ci sono anche alcuni giocatori e dirigenti del San Giorgio Comiso, sicuramente molto interessati dall'esito di questa partita, visto che sono i contendenti principali alla vittoria del campionato. Campanella per Incremona però sbaglia il passaggio per Vicino e riparte pericolosamente l'azione del
azione del Motta Calcio, ma in Cremona anticipa il numero 2 del Motta Calcio, Capizzi, e subisce fallo alla battuta di nuovo Campanella rilancia in avanti, Benenati si fa anticipare dal difensore avversario e riparte Galatà sulla destra, cerca il dribbling su Benenati ma si trascina, la palla è rimessa laterale ai danni sfottò del pubblico. In Cremona la mette in avanti, Benedetto riesce a stoppare la palla destra e cambia il gioco per Di Benedetto, arriva prima Tornello sul pallone, si sovrappone Di Benedetto, la palla è per lui, adesso torna Di Benedetto per Carobene, gestisce bene il pallone, fa respirare la squadra, la palla per Vicino che prova il tiro da fuori che però lentamente si trascina verso il fondo. Sempre 1-0, ricordiamo la marcatura, 15esimo minuto di Carobene sul calcio di rigore che fino ad ora decide la partita. Partita comunque molto frammentata in questo secondo tempo. Manuello anticipa tutto adesso in Cremona. Vicino. Motta Calcio sta prendendo fiducia, comunque lo vediamo, si accorge che il Mazzarone Calcio non è quello dei primi 45 minuti, cerca di colpirlo adesso, imposta l'azione, grandissimo anticipo di Campanella di nuovo sull'attaccante avversario e subisce un fallo, ingommiabile prestazione dei difensori del Mazzarone Calcio, Salafia, Campanella, anche in Cremona adesso è sulla sinistra, sta facendo una partita di tutto il rispetto. E se le occasioni per il Motta Calcio non ci sono state, comunque sono state poco pericolose, anche grazie a loro che hanno protetto bene la porta di Parese. Manuello adesso sulla sinistra, Campanella si avventura in un paio di dribbling di troppo e perde palla adesso, fa ripartire l'azione del Motta Calcio. Galatà qui sulla destra, attenzione, si spegne qui una buona possibilità per il Motta Calcio, c'era un 2 contro 1 sulla fascia destra molto pericoloso. Altra sostituzione per il Motta Calcio, entra il numero 15 Ferrigno al posto di Galatà. Cremona riparte con la rimessa laterale, anche cartellino giallo per il Cremona alla seconda rimessa laterale sbagliata. Attenzione, l'arbitro vuole fare ribattere la rimessa laterale perché non aveva ancora fischiato la ripresa del gioco, quindi ammonito in Cremona che si aggiunge a Lupica nei primi 45 minuti, infatti Lupica è stato ammonito. Nell'area del Mazzarrone Calcio, Carobene molto aggressivo, fa fallo
e c'è la punizione per il Motta Calcio. Palla in mezzo, sbaglia lo vicino, sembrava aver fatto fallo, ma l'arbitro non ha lo stesso avviso, ma Tornello con fair play mette la palla in rimessa laterale. Play Messina, il numero 11, indirizza verso Parisi. 32esimo minuto di gioco, 13 più recupero alla fine di questa partita. Nessuna occasione da sottolineare in questo secondo tempo, avaro di emozioni. Se il primo tempo si è evidenziato anche per molti falli e quindi molti numerosi infortuni, il secondo tempo scorre molto più facilmente. Tornello cerca la giocata ma non le riesce e riparte il Motta Calcio. Lupicaia recupera un pallone vitale e allarga per Benenate. Benenate di destra fa la sponda per Carlo Bene, che purtroppo viene scavalcato dal pallone, e riparte il Motta Calcio. Lupica onnipresente oggi, il migliore in campo secondo me dei suoi. La palla per Benenate. Benenate, la palla viene deviata, quindi recupera il Motta Calcio. Tornello attendo in chiusura, non si fa saltare sull'out di sinistra, riparte il Motta Calcio. Calcio di punizione, Lupica deve stare attento perché è già ammonito, non può rischiare il secondo giallo che vorrebbe dire espulsione. Dai 30 metri per il Motta, la mette in mezzo, Campanella sempre attento in chiusura, alla lunga di testa in Cremona, rilancia in avanti, ma la palla si spegne in rimessa laterale. 12 al termine più recupero, ma Zerona Calcio non riesce più a impostare o a dettare il suo gioco. È molto, gioca molto di ripartenza in questo frangente. Abbassare il baricentro può comportare anche pericoli che si potevano evitare. Ora Manuello qui sbaglia il rinvio e regala una rimessa laterale per il Motta Calcio, da posizione pericolosa. Deve stare attento il Mazzarrone Calcio, perché il Motta Calcio non è pericoloso, ma abbassando il baricentro troppo, qualsiasi episodio, qualsiasi dettaglio può andare a sfavore della capolista. Vediamo Campanella di testa, ottimo intervento, prova il tiro dalla distanza. Il signor visto del Motta Calcio, che non vediamo il numero 16, neo entrato. E Talba. Campanella al rinvio per Tornello, che però non riesce ad allungare con precisione per Carobene. Secondo tempo molto brutto, poche occasioni da gol, molti errori anche banali di entrambe le squadre, e Tornello ora guadagna una rimessa, un calcio di punizione sull'out di destra. Mette in mezzo, cambia gioco per Ingremona che mette addosso un avversario e guadagna una rimessa laterale che dà un po' d'ossigeno alla Mazzarone Calcio.
Benanate, per Benanate prova il tiro al volo dal limite dell'area, ma viene svirgolato. La palla la riprende Tornello. Tornello pressato vicino alla bandierina e non guadagna neanche il calcio d'angolo, quindi rimessa dal fondo per il Motta Calcio. 8 più recupero alla fine di questa partita per il Mazzara Calcio, importantissimo vincerla nonostante non un'ottima prestazione, soprattutto nei secondi 45 minuti. I 3 punti oggi vorrebbero dire avere un'altra fetta di promozione in tasca, portarsi a più 7 a 5 giorni dalla fine sarebbe davvero fondamentale. Vediamo se il Motta Calcio ora si butterà tutto in avanti. La palla esce, Roncisvalle molto attento, Roncisvalle molto attento nei primi 45 minuti di gioco. Nel secondo tempo non è stato mai impegnato per farvi notare come il Mazzara Calcio non sia stato molto in attacco in questi secondi 45 minuti. Non so se abbiano influito le sostituzioni, ma sicuramente Abate nel primo tempo è stato molto più pericoloso di Benenate, che non è entrato in partita col piglio giusto e si è visto. Adesso caro bene allunga benissimo per Di Benedetto, che ora ha spazio per il cross, la mette al centro. Caro bene adesso sulla seconda palla, anzi Benenate sulla seconda palla col sinistro non riesce a indirizzarla verso la porta da ottima posizione. Peccato perché era una buona occasione per il Mazzarone Calcio. Meno 7 più recupero alla fine di questa partita. Mazzarone Calcio sarebbero 3 punti importantissimi. Ronzivalla alla battuta. Vicino, attento di testa. Quando l'arbitro con un fallo, quindi si riparte da una punizione al centrocampo per il Motta Calcio. Sei minuti più recupero. Il Motta Calcio ora darà il tutto per tutto per raggiungere almeno il pareggio, anche se ha bisogno vitale della vittoria per credere ancora nella zona playoff. Per entrare nella zona playoff, prof, come avevo detto prima, è distante 6 punti. Ora Messina col numero 11, attenzione la mette per Ligio Giannis, che da buona posizione cicca il pallone. Poteva essere un'ottima possibilità per il Motta Calcio, non sfruttata però dall'Etnei. Adesso Parisi incoraggia i suoi e lancia in avanti. Benanti la lascia. Attenzione, Benanti sembra essersi fatto davvero male. Ha preso un colpo forse alla schiena. Caro bene. Speriamo non sia nulla di grave. Forse si è caduto male, un colpo alla schiena per lui. Un urlo lancinante per lui. Vediamo caro bene. Molta apprensione tra i tifosi. Il bomber della squadra, caro bene. Ricordiamo, abbiamo usato nulla di grave, perché caro bene ha lanciato un urlo. Si sente qui dagli spalti, vediamo se saprà rialzarsi da solo. Si è alzato da solo, sembra poter proseguire. Forse un colpo alla schiena per lui.
la si rialza con le proprie gambe, quindi siamo già felici di dirvi questo. Costretto a uscire per regolamento, ma sembra poter proseguire in questi ultimi minuti. Ronzivalle va alla battuta. Ingremone anticipa tutti adesso vicino. Allaga per Tornello. Rientra in campo Carobene. Il numero 10, giallo rosso, rientra in campo. Cambio per il Mottacalcio. Esce il numero 11, Messina. Esce il numero 11, Messina. Rientra col numero 17, La Corte, Fabrizio. Classe 89. Attenzione, attenzione, chiamano un calcio di rigore, il giocatore del Motta, anche qui dalle spalte alcuni tifosi etnei, ma è soltanto calcio d'angolo. Un minuto e mezzo per recupero, partita ormai sta giungendo al termine, il Maggiore deve resistere agli ultimi attacchi avversari. Se si concludesse così la partita, si parlerebbe del quarto 1-0 di fila del Maddalena Calcio, per far notare come indietro sia davvero compatta, non subendo un gol da ben 4 partite, ma in attacco il gol c'è sempre, quindi la quarta vittoria di fila sarebbe per 1-0. Vediamo, un calcio d'angolo adesso per il Motta Calcio. Andiamo dalla sinistra. Palla in mezzo pericolosa, mamma mia, vicinissimo al vantaggio del Motta Calcio, per pochissimo, non trovano la deviazione vincente i giocatori biancorosse. Siamo ora ormai 20 secondi alla fine, più i minuti di recupero, vediamo l'arbitro quando... 3 minuti di recupero, sì, infatti c'è stata molto meno interruzione nel secondo tempo, giusto così. 3 minuti che iniziano adesso, quindi l'ultimo 180 secondi della partita. No, si perde anche un po' di tempo, capendo l'esigenza del momento. Adesso in Cremona per Manuello, qui anticipato, vicino, non arrangia in avanti, ma la palla viene recuperata dal Motta Calcio. Attenzione, perde palla, la posizione, va bene per Benenati, che di tacco voleva battere il portiere, anticipando anche Tornello, che era solamente meglio posizionato. Attenzione ora alla ripartenza del Motta Calcio. Salafia molto attento nella chiusura, ma deve concedere la rimessa laterale per il Motta Calcio. Benenati che comunque non ha fatto una prestazione sufficiente in questo secondo tempo, poco incisivo in attacco, e quando ha avuto un'occasione le ha puntualmente sbagliate. Vediamo, rimessa dal fondo per il Maddalena Calcio. Un minuto è passato, un minuto e un quarto è passato, ultimi 100 secondi alla fine della partita. Parisi ora lascia il rinvio a Campanella, comunque non un'ottima partita del Maddalena Calcio, ma è stato molto pratico, perché la vittoria, se mai arrivasse, sarebbe davvero frutto di una persona comunque compatta, arcigna, solida, che anche non giocando un buon calcio
se arriva comunque, sono segnale che comunque questo campionato è dalle parti, andrà dalle parti del Mazzarone molto probabilmente. Adesso è rimessa la trappola del Mazzarone Calcio, ultima boccata d'ossigeno, mancano ormai poco più di un minuto alla battuta di Benedetto. Metto tutto in avanti per Caro Bene, che non riesce a controllarla di testa, e c'è una rimessa laterale per il Mottacalcio che sicuramente andrà verso l'ultima azione di questa partita. Attenzione Lupica, guadagna un calcio di punizione vitale in questo finale di partita. Potrebbe concludersi qui, con questo calcio di punizione, la partita. Vediamo alla battuta Lupica. Ben 10 secondi al termine. Il tempo per Camarilla di battere. La lancia in avanti per Benenati. Sul col 4 Lupica cerca di perdere tempo e di guadagnare la bandierina. Salta l'avversario, la mette al centro. Adesso la bandierina. La porta ancora non è finita. Si concluderà molto probabilmente con il rinvio dal fondo di Rongivalle. Rongivalle. E finisce qui. Il Mazzarone Calcio batte 1-0 il Motta Calcio. Decisiva la rete al 15° di Caro Bene. Impazziscono qua i tifosi agli spalti, che sanno che questa vittoria può essere importante per la fine di questo, per la fine positiva di questo campionato. Vincenzo. 1-0. Aspettate.